Imola, Mugello, Varano dei Melegari e Monza sono le quattro località che raggiungeremo oggi a bordo della nuova Volvo V40. Un tour che ci porterà alla scoperta di quattro località famose per il motorsport, ma non solo. Seguiteci che scoprirete il perché. In questo nostro viaggio ci siamo messi al volante di una V40 T4 in allestimento sportivo R-Design. In realtà, per chi macina tanta strada, a listino la casa svedese ha anche la versione I2, con il 1600 turbo diesel da 115 cavalli che permette di percorrere oltre 27 km con un piede. Dobbiamo dire però che la T4, dotata di un 1600 turbo benzina da 180 cavalli, nonostante la generosa potenza, permette di effettuare viaggi in tutta scioltezza con consumi comunque piuttosto buoni. Siamo a Imola, uno dei circuiti più belli d'Italia, con i suoi sali e scendi e le curve spettacolari come la Tosa e le acque minerali. Qui si sta realizzando anche un nuovo museo, di cui ci parla meglio il direttore dell'autodromo, Pietro Benvenuti. La pista di Imola è una pista storica, quindi era giusto avere un suo museo per ricordare la storia, ma non solo. Vogliamo fare un qualcosa di diverso, quindi non sarà un museo statico, ma sarà un museo dove il visitatore sarà anche protagonista e quindi parteciperà attivamente ad alcune situazioni che gli daranno modo di vivere delle emozioni. Giusto una pausa qui al lago di Bilancino a Barberino del Mugello. Siamo sull'Appennino Tosco-Emiliano tra Firenze e Bologna. Sicuramente avrete sentito parlare di questa zona se siete degli appassionati di motori. Qui c'è il circuito della Ferrari del Mugello. Ma soprattutto se passate da queste zone potete andare all'outlet oppure fermarvi a mangiare in uno dei tanti ristoranti agriturismi dove poter gustare dell'ottima fiorentina di carne chierica. Come potete vedere, purtroppo la primavera tarda ad arrivare, ma noi ci siamo fermati qui sulla Cisa, esattamente sulla strada che da Parma porta a Poggio Verceto, dove nel 1919 ha debuttato Enzo Ferrari. Siamo a Varano dei Melegari, dove ha sede la Dallara, e quello che vedete alle mie spalle è il circuito Riccardo Paletti. Certo, non potrà vantare il fascino di Monza, di Imola e neppure del Mugello. Quindi il nostro invito è che chiunque si trovi a percorrere l'autostrada della Cisa e magari vuole provare l'esperienza per una volta e andare in pista, anche se non possiede una macchina molto sportiva, di venire qui. Ricordi, ed eccoci arrivati al circuito di Monza alle porte di Milano. Come sapete, sicuramente uno dei circuiti storici al mondo, inaugurato nel 1922, si trova all'interno del parco della Villa Reale. Ma oltre ad essere un tempio della velocità, il circuito di Monza ha la particolarità che all'interno del paddock ospita dei negozi. Come vedete qui alle mie spalle c'è un negozio di modellismo dove si possono trovare delle chicche come una Lamborghini Aventador realizzata in solo 100 esemplari dalla Burago,
non vi dico il prezzo, però abbigliamento sportivo, dove si può trovare dalle scarpe alle tute fino ai caschi omologati per la Formula 1.